In questo nuovo episodio di Repairs and Electronics Project, installiamo Xpenology sul nostro NAS. Il progetto Xpenology punta a rendere compatibile il software della Synology con qualsiasi PC. In realtà questo software è basato su una distribuzione Debian. Xpenology non è altro che un bootloader modificato, che simula hardware Synology così da consentire l'installazione del relativo sistema operativo DSM su hardware diverso. Per questo motivo la pendrive contenente il bootloader deve essere sempre lasciata inserita e configurata nel BIOS come primo dispositivo di boot. Ma iniziamo! Installeremo Xpenology sul NAS che abbiamo assemblato nel video precedente. La prima cosa da fare è procurarci i file di Xpenology. Andiamo sul sito ufficiale, scorriamo la pagina fino a trovare la voce, Subscribe to our newsletter. Inseriamo il nostro indirizzo email e iscriviamoci alla newsletter di Xpenology. Ci arriverà via email il link per scaricare il bootloader. Procuriamoci una pendrive, va bene anche da 4 GB. Utilizzeremo un po' di software, che andremo a scaricare man mano. Vi lascio tutti i link in descrizione. La prima cosa da fare è scoprire BID e PID della nostra pendrive. Per farlo, inseriamo la pendrive in una porta USB del nostro PC. Apriamo gestione dispositivi, poi andiamo su unità disco e selezioniamo la nostra pendrive con un doppio clic. Spostiamoci sulla tab dettagli e, nel menu a tendina proprietà, selezioniamo la voce padre. Nella casella valore troveremo ciò che ci interessa, il BID e il PID della pendrive. Appuntiamoli da qualche parte, serviranno tra poco. Estraiamo il file zip che abbiamo scaricato dal sito Xpenology. Scarichiamo e avviamo OSF Mount. Facciamo clic su Mount New e selezioniamo il file appena estratto, synoboot.img. Andiamo avanti e nella schermata successiva selezioniamo la parte 0. Nella prossima schermata togliamo il segno di spunta alla voce Read Only Drive. Clicchiamo su Mount. Troveremo tra i nostri drive, una nuova unità. Entriamo nella cartella Grab. Modifichiamo il file grab.cfg con Notepad++. Cerchiamo la voce, Set Vid, ed inseriamo il nostro codice BID trovato in precedenza. Facciamo lo stesso con il PID. Ricordatevi di lasciare lo 0x iniziale ad entrambi. Ora ci occorre un numero di serie per il nostro NAS. Generiamone uno. Trovate il link in descrizione. Lo copiamo e lo inseriamo alla voce, Set SN. Non ci resta che trovare il MAC della scheda di rete del nostro NAS. Basta avviare il NAS con una distribuzione Linux Live oppure, come farò io, avviarlo con il sistema precedente, Open Media Vault. Poi bisognerà accedere al router e leggere il MAC corrispondente all'indirizzo IP del NAS. In alternativa è possibile utilizzare Advanced IP Scanner per scoprire il MAC del NAS. Copiamo il MAC senza i due punti e salviamo il file. A questo punto possiamo fare clic su Dismount All and Exit, per smontare l'unità virtuale creata in precedenza. Ora dobbiamo scrivere il nostro bootloader modificato sulla pendrive. Usiamo Balena Etcher. Selezioniamo il file synoboot.img e la nostra pendrive come target, e poi clicchiamo su Flash. Inseriamo la pendrive sul nostro NAS e avviamolo. Assicuriamoci che il boot avvenga sempre da USB. Ci impiegherà un po' di tempo, attendiamo con pazienza. Con Advanced IP Scanner scopriamo l'indirizzo IP assegnato al NAS, digitiamolo nella finestra del browser per accedere all'interfaccia web. Una volta aperta l'interfaccia web, possiamo fare clic sul pulsante di installazione. Ci verrà chiesto quale DSM installare. Scarichiamo il file .pat relativo al nostro NAS dal link in descrizione. Facciamo clic su installazione manuale e selezioniamo il file appena scaricato. Non facciamogli installare l'ultima versione, poiché non funzionerebbe.
terminata la procedura di installazione, la disk station si riavvierà. Dovremo attendere circa 10 minuti. Ci apparirà la schermata per la creazione di un account amministratore. Compiliamo i campi richiesti e andiamo avanti. Proseguiamo con le ulteriori due pagine di avvisi rifiutando la connessione con i server Synology. Il nostro NAS è quasi pronto. Per prima cosa voglio assegnare un indirizzo IP statico al mio NAS. Dal pannello di controllo mi sposto su rete, poi interfaccia di rete LAN 1 e poi modifica. Utilizza configurazione manuale, inserisco l'IP desiderato e confermo. Ora attiviamo i servizi file desiderati. Sempre da pannello di controllo andiamo su servizi file. Attiviamo i servizi di cui abbiamo bisogno come SMBONFS. Dalla TAB avanzate attiviamo il servizio WS Discovery per consentire a Windows di accedere ai file tramite protocollo SMB. Ora andiamo su File Station. Riceveremo un avviso che dice che non abbiamo ancora cartelle condivise. Facciamo clic su OK per proseguire. Non abbiamo ancora un volume sul quale creare la cartella. E andiamo a creare un nuovo volume. Portiamoci su Storage Pool. Facciamo clic su Crea e poi andiamo avanti. Spostiamo con il mouse l'unico disco presente nello Storage Pool. Tutti i dati verranno cancellati. Confermiamo. In questa fase è possibile anche far analizzare l'intero disco per verificarne lo stato. Una volta creato il pool possiamo creare un nuovo volume. Andiamo su Volume, poi Crea. Selezioniamo il nostro storage pool e andiamo avanti. Ci viene chiesto quale file system utilizzare. Io scelgo EXT4, poi andiamo avanti fino alla completa creazione del volume. Synology crea una copia del sistema operativo su ogni disco presente nel NAS per sicurezza, quindi è normale trovare circa 250 MB già occupati sui dischi. Finalmente possiamo creare la nostra cartella condivisa sul NAS. Una volta su cartella condivisa, facciamo clic su Crea. Diamo un nome alla nostra cartella e proseguiamo fino alla sua creazione. Diamo i permessi di accesso alla cartella in base alle nostre necessità. A questo punto il NAS può essere raggiunto sulla rete. Proviamo a creare un file di testo nella nostra cartella condivisa. Funziona. Iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Al prossimo episodio.